Ciao ragazzi e benvenuti ad un nuovo video. Oggi andremo a scoprire come è fatto internamente un hard disk meccanico. Ho trovato in mezzo alle tante cose high tech che ho buttate nei vari cassetti un hard disk da circa 2 giga, quindi un hard disk di dimensioni veramente piccole per quello che serve ora a tutti noi che abbiamo un computer, visto che un hard disk medio di un utente si aggira intorno almeno ai 500 giga o anche a diversi tera. Io nel mio computer ho hard disk anche da 6 terabyte, che sarebbero 1000 giga ogni tera, quindi direi che non ha più senso averlo dentro un cassetto e ho deciso di divertirmi insieme a voi a smontarlo e a vedere cosa si nasconde dentro a quel case di alluminio. Se volete rifare questa procedura, ragazzi, vi ricordo che l'hard disk non sarà più recuperabile, quindi quando lo andrete ad aprire lo potrete solo buttare o riutilizzare i componenti all'interno, tipo il motore brushless o le due calamite che andremo a vedere dove si trovano. Normalmente quando si aprono degli hard disk meccanici così per recuperare magari dei dati, avendo un hard disk che magari si è bruciata la scheda sotto, si è bruciato qualche circuito, ci sono delle società che effettuano questa operazione in ambienti controllati, quindi molto stagni, senza che ci sia magari polvere, senza lasciare delle impronte sui dischi. Quindi non è sicuramente una procedura che potremmo effettuare da soli noi a casa, divertendoci con gli attrezzi che troviamo. Per prima cosa dovremmo rimuovere le viti di fissaggio. Si trovano nella parte superiore perché nella parte inferiore c'è la scheda per collegare l'hard disk al computer. Questi sono i vari attacchi, in questo caso è un attacco di tipo vecchio, e questa è la zona dell'alimentatore. Anche nella parte sotto ci sono delle viti che poi andremo a smontare. Procediamo quindi con rimuovere queste 6 viti. Andando a svitare tutte le viti usciranno senza problemi, già capovolgendo l'hard disk. Se qualcuna non esce perché non l'abbiamo svitata abbastanza. Eccola, infatti. Ora andiamo a togliere le viti sotto. Come potete vedere, la scheda viene via facilmente, ma dobbiamo ricordarci di sganciare questo cavetto qui, che è collegato proprio alle piastre, ai dischi. Quindi c'è uno spinottino che noi andremo ad allentare con un giravite piccolo e uscirà senza problemi. Ecco la scheda, il circuito stampato con tutte le sue parti. Praticamente qui sotto non c'è rimasto più niente da smontare, tranne queste viti qui, che però sono interne, quindi questa è la parte di sotto delle viti che non si riesce a sganciare. Questo qui è l'adesivo che tiene stagna la parte del motore, perché questo qui è il motore proprio dell'hard disk. Mi sono dimenticato di dirvi, ragazzi, che dovremmo togliere anche una vite che si trova sotto questo adesivo, che serve per garanzia, altrimenti il coperchio non riuscirà a uscire. Normalmente si trova verso la parte centrale, infatti se noi proviamo a fare un solco col giravite la troveremo senza problemi. Ed ecco qui la vite che bloccava il coperchio. Andremo a togliere anche quella. Eccola qui, infatti è molto più piccola. In questo hard disk ho notato che c'è una seconda vite, infatti ho fatto un segnetto e l'ho vista qui,
Quindi stessa operazione, andiamo a scoprirla. In questo caso è più piccola, quindi dovremmo cambiare anche l'inserto. Non sono serrate tanto forte. Ed eccoci qua. Ora proviamo sempre mettendo a leva il giravite e aprendolo. Ed ecco la parte interna di un hard disk. Questo è il coperchio. Nel coperchio non c'è praticamente nulla. E quindi lo possiamo togliere da parte. E il disco, come potete vedere, è bello lucido lucido. Gira. La testina si muove. La testina sarebbe questa parte qui. E ci sono ben due dischi all'interno. Uno e uno due sotto. Come funziona questo hard disk? Questo hard disk funziona molto in maniera molto simile rispetto ai dischi in vinile, cioè la testina per trovare il file si sposta e va leggendo tutta la traccia che c'è qui sopra. Sicuramente non c'è nessun segno perché questa testina non va a graffiare per incidere il disco, ma adopera un altro sistema. E in questo caso va a cercare dove si trovano i dati all'interno di tutto il disco. Cambiamo l'inserto a trapano perché le due viti qui sono veramente piccole. Come potete vedere sono anche belle lunghe. E in questo modo potremmo andare a togliere le due calamite. Queste due calamite sono separate da questi spessori laterali e da quello posteriore, quindi non possono unirsi, ma se noi proviamo ad aprirle è veramente un'impresa molto dura. Vedete? Se andiamo a togliere i distanziali, eccoli qua, 1, 2, 3, vi faccio vedere cosa succede. Devo stare attento alle mani perché è veramente forte. Quindi ora con tutta la forza che abbiamo proviamo a dissaldare le due calamite, non ci riusciremo. L'unico modo per staccarle è ruotandole e facendole allontanare. Quindi ricordatevi di non metterle vicino a fonti elettromagnetiche, perché tipo schermi per il cellulare, perché potrebbe rovinarle. Andiamo a rimettere gli spessori che hanno il loro alloggiamento. Anche questo qui ha il suo alloggiamento piccolino qui. La calamita cerca sempre di attrarre i distanziali. E andiamo a rimetterla. Ecco, come avete potuto vedere, mi stavo per schiacciare le dita perché è veramente resistente. Da questo lato c'è un gommino antivibrazione, perché comunque i dischi girando creano molta vibrazione. Ora vedete che la testina è libera. Andiamo a svitare anche questa qui con una punta piatta. Eccoci qua. Qui troveremo una microvite che blocca il circuito che dà le informazioni alla testina, e soprattutto dalla testina va a trasmettere le informazioni al computer. Quindi potremmo con un giravite veramente ma veramente tanto piccolo andare a toglierla. Io fortunatamente ho il kit di giraviti da computer, quindi dovrei trovare la punta adatta. Infatti questa parte qui era incollata, quindi ha diverse protezioni, e poi abbiamo la parte saldata che
a noi non serve salvare, quindi andremo a tirarla per sganciarla. Ed ecco qui la testina dell'hard disk. Come potete vedere sono quattro perché leggono a tutti e due i lati dei due dischi. In pratica ora ci sono solo i dischi. Per rimuovere i dischi basterà semplicemente svitare queste quattro viti. Le viti non sono serrate in maniera forte perché comunque l'hard disk è in una condizione di chiusura stagna quando è tutto chiuso, quindi difficilmente si potrebbe sganciare qualche componente. Andiamo a sollevare il coperchio ed ecco qui il primo disco. Come potete vedere, appena si va a toccare il disco si va a segnare, ma più che a segnare a sporcare. Questa parte è stata toccata molto meno, infatti come potete vedere è bella pulita. Stessa cosa nel disco sotto, possiamo estrarlo agevolmente perché comunque è bloccato solo da un piccolo anello in alluminio veramente leggero. Tolti i due dischi, troviamo, come vi dicevo, nella parte retro il motore. Il motore è questo qui che permette di girare e è bloccato con queste tre viti. Spero ragazzi che vi siate divertiti a vedermi all'opera con trapani elettrici e giraviti. Se il video vi è piaciuto mettete un like, scrivetemi nei commenti se anche voi vi siete divertiti a smontare un hard disk o altri componenti del computer e ci vediamo alla prossima. Ciao!